Inferno di fuoco nella notte in Val d'Arno, distrutta dalle fiamme parte della fabbrica di Valentino. Il nostro arrivo stava bruciando forte e già da diversi chilometri si vedeva, dal Levanella si vedeva già il chiarore. Lo stabilimento del noto marchio di moda che dà lavoro a 160 valdarnesi si trova in via Valiani nell'area industriale di Levane, frazione del comune di Bucine. È molto, molto triste la cosa, è molto desolante, tutto cascato, tutto il tetto. Pellame bruciate. Le fiamme sono divampate attorno all'una. Fortunatamente nessuna persona si trovava all'interno dell'azienda. Il rogo sarebbe partito da questo lato dello stabilimento, come potete vedere adesso completamente arso dalle fiamme. Un pezzo della mia vita che è andata in fumo, come si dice purtroppo, veramente un pezzo della mia vita che è andata in fumo. Un disastro che avrebbe avuto proporzioni ancora maggiori se l'intervento dei vigili del fuoco non avesse impedito al rogo di propagarsi ulteriormente, raggiungendo le altre aziende della zona. Accanto ci sono fabbriche che fanno prodotti di galvani, usano anche sostanze chimiche, insomma, quindi potrebbe essere stata una cosa ancora più devastante. Purtroppo per la fabbrica di Valentino il danno è enorme, ecco. È veramente un colpo brutto in un momento già difficile di suo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montevarchi, Cortona, Bibbiene e Pratovecchio, assieme ai colleghi di Firenze e Figline, numerose ambulanze, altri mezzi del 118, l'elisoccorso Pegaso e i carabinieri. E ovviamente noi ci metteremo a disposizione perché insomma, la struttura venga recuperata il più velocemente possibile e faremo di tutto per mantenere l'attività qui nel territorio. I locali sono stati adesso sottoposti a sequestro penale da parte dei vigili del fuoco, che porteranno avanti le indagini per capire le origini dell'incendio. Ipotizzabile una natura dolosa? Ma questo per ora non si può dire, perché ancora c'è il fuoco sotto le lamiere. E ancora la parte da spengere del magazzino, insomma, ancora non si può dire. Lavorava in questa azienda? Sì. E vederla così?